Visti i relatori che mi hanno preceduto, probabilmente andrò incontro alla richiesta di essere breve, perché molte cose che volevo dire sono state già trattate dai relatori precedenti, quindi cercherò di andare attraverso la mia presentazione soffermandomi su alcuni aspetti che forse su cui posso dire ancora qualcosa di originale rispetto alle bellissime presentazioni che sono state fatte nel corso della mattina. La mia presentazione è stata preparata insieme ai colleghi Michele Cordiore, che lavora con noi in ARPA Emilia Romagna, e Roberto Pasetto dell'Istituto Superiore di Sanità, che ringrazio entrambi per il contributo, e sostanzialmente voglio un po' andare a valutare come la valutazione dell'esposizione può essere fatta sia in ambito tossicologico che epidemiologico, e quali sono i modelli, visto anche il titolo proprio che mi è stato assegnato, per valutare l'esposizione a inquinamento atmosferico nei processi di valutazione degli impatti sulla salute. Il tema è importante, questo è un gruppo di lavoro di esperti chiamati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per revisionare le evidenze di letteratura finalizzata poi alla revisione delle linee guida e dei valori limite dell'OMS. Vedete che prima, all'inizio della loro attività, hanno risposto a un questionario in cui c'erano varie domande. Alla domanda su quali sono i gap conoscitivi che ancora sono evidenti in questi processi di epidemiologia ambientale o di risk assessment, quasi il 70% ha risposto che l'esposizione è ancora il punto dolente di questo processo. La cosa interessante è anche che si vede che non c'è un sottoaspetto, diciamo, della valutazione dell'esposizione che è più carente o più conosciuto degli altri. Cioè, se vedete sulla parte destra, la distribuzione delle sottorisposte all'esposizione è abbastanza uniforme, per cui c'è da lavorare a 360 gradi su tutti gli aspetti che riguardano l'esposizione. Cos'è l'esposizione? Non mi fermo, già dalla prima presentazione di stamattina è stato chiarito in maniera abbastanza completa, per cui non vado oltre su questo aspetto. Dall'esposizione alla valutazione dell'esposizione il salto è enorme, nel senso che io dico sempre che si cerca di ridurre il più possibile gli errori che si fanno inevitabili in questo processo di valutazione di un'esposizione reale, che difficilmente si riuscirà mai a misurare precisamente. Quindi l'exposure assessment è una sorta di rincorsa all'errore minimo che si commette nella assegnare alle persone l'esposizione a un determinato inquinante ambientale. Quindi il quanto, il come e per quanto tempo sono le cose fondamentali che devono essere in considerazione. Questo volume, che è già stato citato ieri dal dottor Comba, contiene una pagina in cui concetti sono chiariti all'inizio proprio come introduzione alla valutazione dell'esposizione, quindi tutti i fattori che entrano che concorrono in una corretta valutazione dell'esposizione. E questo è un diagramma che divide un po' i metodi in metodi diretti e metodi indiretti, dove i metodi diretti sono quelli che vanno a misurare proprio a livello personale con varie metodologie, anche qua con modellistica, l'esposizione della popolazione, mentre i metodi indiretti, su cui mi soffermerò un po' di più, sono quelli che partire da dati indiretti, quindi potrebbero essere monitoraggio ambientale di centraline o dati riferiti dai soggetti, cercano di costruire un modello che permetta di valutare l'esposizione su più ampia popolazione. Chiaramente i metodi diretti sono più precisi e hanno il difetto di essere applicabili a popolazioni più ristrette, soprattutto, e quindi quando ci spostiamo in particolare nell'ambito epidemiologico, i metodi indiretti sono i più utilizzati, perché al netto di maggiori incertezze che poi vedremo un attimo come trattare, possono essere applicate a popolazioni più estese, quindi possono dare delle garanzie di maggiore robustezza negli studi che vengono fatti successivamente. Dottor Cadum ha accennato che nel pomeriggio verranno fatti degli esempi su esperienze di biomonitoraggio. Questo era solo per dare un esempio delle numerosità che si possono affrontare quando ragioniamo sui metodi diretti, quindi questo dà già un'idea in questa esperienza che abbiamo fatto a Modena, che verrà ripetuta anche con un ordine di grandezza superiore, comunque che rimane
su numeri che gli attuali studi epidemiologici non possono permettersi di sostenere, ma hanno bisogno di numerosità maggiori. E gli approcci alla valutazione dell'esposizione, e qua cominciamo a entrare anche nell'aspetto che è stato più volte sottolineato dei due, le due impostazioni epidemiologico-tossicologica, quindi la matrice ambientale di interesse, l'aria piuttosto che le altre matrici, la tipologia di valutazione di interesse, un impact assessment epidemiologico verso un risk assessment, quindi una analisi che vada più per gradienti di esposizione rispetto a un'impostazione che richieda delle misure più precise dal punto di vista quantitativo, perché fanno poi riferimento a delle funzioni dose risposta quantitative. L'approccio individuale di popolazione, il contesto geografico, è stato fatto vedere prima anche dal collega di Arpalazzo, quanto la scala di risoluzione sia importante, quindi tutti aspetti che sono già stati fatti vedere dai colleghi precedenti, come il fatto, come diceva correttamente e in maniera esauriente Ennio Cadum, che sia da usando un approccio o usando l'altro, la valutazione dell'esposizione entra significativamente nei due processi, e entrambi i processi possono essere visti con le quattro fasi che caratterizzano il risk assessment. Quindi su questo non mi soffermo, su questa slide che riprende un po' l'approccio tossicologico mi fermo solo sul fatto che comunque anche in questo caso la necessità è andare al recettore umano, quindi andare a livello puntuale a definire in maniera migliore possibile qual è la concentrazione che si trova in quel punto, che poi è inizio dell'esposizione. Per quanto riguarda l'approccio epidemiologico, ci si può permettere, diciamo, fra virgolette, di essere un po' più tranquilli dal punto di vista quantitativo, perché l'epidemiologia va per comparazione, quindi per gradienti differenti di esposizione, quindi gli studi epidemiologici confrontano gruppi a diverso livello di esposizione, e in questo caso, avendo una minore sensibilità poi nella misura quantitativa, deve affrontare l'epidemiologia delle valutazioni sulle incertezze delle misure che il processo tossicologico ha abbastanza ben codificato. L'epidemiologia, a mio parere, ha delle basi teoriche molto buone e sostenibili sugli effetti che hanno le incertezze, i tipi di incertezze, i tipi di errore sulla stime di effetto, il tipo di errore di misura classico piuttosto che bergsoniano. Non ci entriamo, però c'è tutta una letteratura che permette di valutare qual è l'effetto di questa incertezza, o riuscire a valutare se la misclassificazione è differenziale o indifferenziale e come sono gli effetti su questo. Su questo c'è una buona robustezza conoscitiva, forse negli studi epidemiologici è meno concentrata lo sforzo nel quantificare e valutare questo tipo di incertezza quando si fanno gli studi. Quindi questo è un invito a noi proprio di cercare di essere più precisi nel valutare questa incertezza. E vado a fare alcuni esempi nell'approccio della modellistica dell'esposizione, proprio su come considerare questa incertezza, a partire dalla modalità, dai luoghi, dall'orizzonte temporale e dall'intensità dell'esposizione. L'esposizione è considerata normalmente tipo residenziale. Andiamo. Okay. Quindi vedete che il pattern di attività umana è variegato, però la considerazione della residenza è sempre spesso considerata come luogo dell'esposizione, quindi la localizzazione della residenza va definita in modo corretto. Io vi riporto qualche esempio anche a livello proprio di address geocoding, cioè del primo step di andare a definire dov'è la popolazione. A seconda degli strumenti utilizzati, gli errori possono essere molto evidenti. Queste sono esperienze reali che abbiamo fatto in Emilia Romagna, che a seconda di una modalità o altra di geocodifica gli errori possono essere evidenti, possono anche arrivare, come vedete nella parte di destra, a un errore significativo. Chiaramente se possendo considerare il luogo di lavoro, ne è stato parlato più volte, soprattutto quando parliamo di un'esposizione di tipo puntuale. Questo è l'esempio di una mappatura dell'impatto simulato dell'inceneritore nuovo di Parma,
e vedete che abbiamo erogato una corte di asmatici a seconda che consideriamo la residenza o il luogo di lavoro, in funzione dell'esposizione a questo tipo di impianto, la posizione e la considerazione del luogo di lavoro può influire significativamente sull'esposizione delle persone. Dovendo andare veloce, mi soffermo solo su questa diapositiva che dà un esempio, l'abbiamo riportata in uno degli articoli della nostra rivista Ecoscienza, che ha fatto una rassegna di articoli proprio in previsione di questo evento, sui tipi di modelli che possono essere utilizzati per la valutazione dell'esposizione. I modelli di dispersione, che ritengo siano i modelli di elezione sicuramente, soprattutto nella valutazione dell'esposizione a sorgenti puntuali, quali possono essere inceneritori, impianti industriali in genere, sono già stati ampiamente e in maniera molto più molto migliore di quello che potrei fare io, illustrati nella relazione precedente. Gli epidemiologi ultimamente utilizzano molto questo modello Land Use Regression, che è un modello più da epidemiologi, forse perché parte da dati osservati, utilizza un metodo statistico, quindi parte da dati misurati sul territorio e cerca di andare a vedere a livello interurbano, come si faceva vedere prima, quali sono i gradienti di esposizione, quali sono le differenze di esposizione a lungo termine della popolazione che vive in ambito urbano, quindi cercare di differenziare tramite informazioni sull'utilizzo del territorio le esposizioni a lungo termine della popolazione. Sicuramente, come dicevo, se restiamo su una sorgente puntuale, i modelli di dispersione sono il modello di elezione che si può utilizzare in questi ambiti, e vi porto un esempio per farvi capire un po' come l'incertezza, un esempio operativo che abbiamo avuto nel progetto Monitor, come un po' l'incertezza nelle misure può avere un effetto sulle stime. Questa è una diapositiva che fa vedere come si può passare dalla peggiore valutazione dell'esposizione alla migliore, andando alle misurazioni quantitative che vi dicevo prima. Io ho evidenziato la 2, la 3, la 4 e la 5 perché è quella su cui siamo riusciti a muoverci all'interno del progetto Monitor, passando dalla distanza durata della residenza a una misura quantitativa al punto di residenza. Il progetto Monitor, molti lo conoscono, è un progetto che abbiamo fatto sulla valutazione degli impatti ambientali e sulla salute della presenza di inceneritori di rifiuti solidi urbani in Emilia Romagna. Questo è uno schema che è uno schema primordiale rispetto a quello molto più bello che ha fatto vedere Francesco Forestiere prima, che però ha una filosofia simile, cioè definisce un dominio, caratterizza la residenza della popolazione tramite geocodifica e va a segnare tramite modelli di dispersione, questi bruttissimi disegni sarebbero i modelli di dispersione di inceneritori di tutte le sorgenti, una sorta di mappa di esposizione della popolazione. Allora, uno dei risultati principali, che è stato pubblicato anche su Epidemiologi l'anno scorso, di questo progetto è stato un effetto sulle nascite premature, quindi un effetto dell'inquinamento da inceneritore sui parti pretermine, con dei rischi che vedete per esposizione a inceneritore aumentano, e anche un trend significativo per le mamme che durante la loro gravidanza sono maggiormente esposte a inceneritore. Questa valutazione dell'esposizione l'abbiamo fatta tenendo conto della residenza della madre durante la gravidanza, delle mappe di dispersione annuali dell'impatto degli inceneritori e dei fattori di modulazione mensile che tenevano conto del fatto che l'impianto fosse attivo o non attivo mese per mese. Abbiamo fatto un po' un gioco a ritroso nell'andare a fare la valutazione, lo studio epidemiologico, cambiando i diversi indicatori di esposizione. Vedete che se partiamo da quello che abbiamo ritenuto fosse la migliore approssimazione dell'esposizione possibile e andiamo a ritroso, togliendo da prima la considerazione del funzionamento mensile dell'impianto, oppure prendendo una mappa, l'ultima mappa disponibile, non temporalizzando l'esposizione alla mappa di quel periodo, o andando a quello che ancora oggi, ma fino a poco tempo fa, anche era utilizzato come indicatore, cioè la distanza dall'impianto, la mera distanza, vedete che il rischio relativo al loss ratio che abbiamo calcolato diminuisce fino a perdere di significatività e quindi a non dare più effetto sia l'ultimo livello rispetto al primo sia come trend. E questo risponde un po' a quella teoria che vi dicevo prima, che la misclassificazione non differenziale dell'esposizione riduce le stime di effetto che si vanno a valutare. Quindi questa è una
È una prova provata, diciamo, dell'importanza che ha questo approccio, in questo caso l'esempio epidemiologico, ma anche penso che l'approccio tossicologico o integrato, come auspicava il dottor Forastiere, sia importante questa fase nella valutazione di questi impatti. Grazie.